Cari fratelli e sorelle, nel viaggio verso Lituania, in questo momento sulla frontiera, verso Vilnius, dove c'è questa famosa icona, possiamo dire, il quadro della Madonna addolorata, dove c'è questa immagine nella porta che ci fa entrare la città Vilnius. Andiamo verso Vilnius dove c'è altra immagine così molto importante. Importante per noi perché siamo tutti consacrati alla Divina Misericordia. E proprio a Vilnius c'è l'immagine di Gesù Misericordioso, è quella prima immagine. La prima è quella che fece Santa Faustina alla richiesta, possiamo dire, richiesta del nostro Signore Gesù. E la vede Gesù. E celebreremo sicuramente anche la Santa Messa davanti a questa immagine. Ma siamo qui con un gruppo di pochi, ma già rappresentanti di tre case di preghiera di San Charbel. E arrivano anche gli altri stasera con l'aereo a Vilnius dall'Italia, altri che pregano nelle case di preghiera. Ma certamente andiamo con le reliquie di San Charbel, lui che ci guida prima della sua festa, perché ricordiamoci che il giorno 8 maggio, allora domani festeggeremo martire San Stanislao, martire vescovo patrono della Polonia e vescovo di Cracovia, dove le sue reliquie sono nella cattedrale e dove è stato anche San Giovanni Paolo II vescovo. Ma domani, anche domani, una festa per noi che siamo nelle case di preghiera di San Charbel, che noi anche devoti a quel santo eremita libanese, perché domani è il giorno della sua nascita. 8 maggio 1828 nasce San Charbel. E guardate dove durante strada ci siamo fermati. Proprio in quello piccolo santuario, vicino la strada verso Lituania, il santuario nel paese questo santuario che è dedicato alla Madonna, Madre, addolorata, come vediamo nel quadro, in questo santuario, in questo luogo, hanno celebrato nella storia tanti anche ortodossi, greco-cattolici e cattolici. Santuario che paese Santa Acqua si chiama, di Santa Acqua, perché qui sono stati tanti anche guarigioni, tanti hanno ricevuto le grazie. Dobbiamo andare dall'inizio di questo santuario che l'anno 1719, l'inizio del XVIII secolo. Ma cari fratelli e sorelle, siamo qui dove anche in un periodo sono stati i eremiti basiliani, ma non è un caso, perché in questo santuario al fianco sono tante reliquie dei santi anche martiri, che hanno dato la vita per Cristo. Per questo forse eremita San Charbel, presente con noi, sicuramente in queste reliquie ha voluto fermarsi qua. Per quello preghiamo e affidiamo tutti voi, ma in modo speciale preghiamo per i malati sofferenti, per quelli che hanno chiesto preghiera,
sempre, vi raccomando, ricordiamoci anche Orlando da Graniano, preghiamo per lui, preghiamo per sua famiglia, preghiamo per tanti malati da tutta l'Italia che io vi ho conosciuto, ma tutti affiderò e sto portando qui sotto piedi a Maria e anche sotto piedi di Maria davanti Padre Immacolato, davanti Padre Miracoloso, quello a Vilnius, Madonna Adorata, e soprattutto davanti immagine dove saremo a Vilnius, immagine di Gesù Misericordioso. Amen.